Primo pari in campionato della Profavara che in casa con il Castellammare impatta sullo 0-0. Si interrompe così la striscia di tre vittorie consecutive che hanno portato la squadra del presidente Rino Castronovo ai vertici del campionato d'eccellenza. Alla luce del pari del Misilmeri, una vittoria per la Profavara l'avrebbe proiettata al secondo posto solitario dietro l'Akragas, ma alla fine la squadra di Catalano si deve accontentare di un solo punto, con la soddisfazione di essere imbattuta da ben 4 turni e di occupare il terzo posto in classifica. La Profavara è scesa in campo con Eirè, Caternicchia, Rizzo, Bossa, Miano, Ferotti, Incatasciato, Calagna, De Luca, Lapiana, Camilleri. Il Castellammare ha schierato Grimaudo, Caiozzo, Tarantino, Pizzolato, Adamo, Priola, Lamattina, Figuccia, Maltese, Cardinale. Ad arbitrare l'incontro la palermitana Giorgia Arcoleo. La partita è stata priva di grosse occasioni, tranne una traversa colpita al primo tempo dal solito Lapiana. L'attaccante della Profavara era già andato vicinissimo al gol solo dopo 2 minuti di gioco. Nel secondo tempo la partita è stata molto spezzettata ed a tratti anche nervosa, con scontri al limite del cartellino rosso, ma che non sono stati sanzionati dal direttore di gara. Un lungo applauso a fine partita da parte degli ultras favaresi che, pur non soddisfatti del pareggio interno, sono rimasti accanto alla squadra. Una tifoseria matura, attaccata ai propri colori, a prescindere dai risultati. Terzo posto in classifica, quindi, con il pensiero già a domenica prossima per l'incontro esterno a Gela, penultima in classifica.